Con Lorenzo Calonico per vedere un po' da vicino che momento sta vivendo l'Abba Pineto. Vuole il momento, è delicato, una sconfitta, una brutta sconfitta 3-0 alle spalle, anche se in trasferta. A Cantù, domenica arriva Ravenna per cercare ovviamente di riprendere punti. Sì, sicuramente non è un momento positivo, sia dal punto di vista dei risultati che dal punto di vista dell'umore. Quello dei risultati, un po' ci se lo aspettava da questo campionato perché abbiamo visto dove non c'è effettivamente una linea, tecnica che detta legge. Faccio un esempio su tutta Emavillas, che è una compagine che sicuramente doveva essere in un'altra posizione di classifica. E se guardiamo, è soltanto 2 punti avanti a noi, con un budget decisamente diverso. Quello dell'umore è altrettanto basso perché forse domenica contro Cantù è stata la prima sconfitta maturata in un modo diciamo non positivo, perché non siamo mai stati in partita contro una squadra che è fra quelle che insieme a noi fanno parte di un gruppo dove cercherà la salvezza. Campionato che si conferma di un livello importante. Sì, questo era l'obiettivo che la Lega, quando divise anni fa a 2 a 3, ha cercato di costruire, ovvero un campionato cadetto dove non c'è effettivamente una squadra materasso, dove il panorama dei giocatori è cresciuto tantissimo, ci sono tanti giocatori scesi dalla Superlega e tanti giovani italiani affermati e in crescita. Qualcuno lo vedremo domenica con Ravenna, come per esempio il figlio di Zlatano, che è un osservato speciale.